Radio News Soc One. Notizie più o meno vere dal mondo. Radio News Soc One. E niente, buongiorno. Buongiorno e buon Natale. Buon Natale. Dai, stai su, stai su, stai su, stai su, stai su. No. Dai, no, non mi dire che anche tu ti metti a fare un piantarello. Ti metti a fare un piantarello. No, dai, un piantarello pure tu, no. Allora, aspetta un attimo, aspetta. Dai. Io che c'è? Che hai? Che c'è? No. Devo alzare le vendite, Non ho capito, perché, ma perché stai facendo così? È perché io non lo volevo fare che col panettone che avevo che detto che davo tutto in beneficenza e invece poi non era vero. Anche tu, basta, ma basta. Allora, voi dovete guardare la foto della copertina, io ho questo maglione rosso che mi sono messa oggi che è Natale. Se per favore dopo questo pianto che mi sono fatta, insomma, se potete andare a comprare questo maglione rosso. Ma che stai facendo? Sto facendo come una certa influencer. No, basta. Ma che stai facendo? È una tipa che ragazzi, abbiate pazienza. Qui non è che si può pensare che il primo che arriva e piange vende maglioni. Quella veramente ha venduto una tutina. Ma ancora, basta. Vuoi un po' di Pandoro? No. Vuoi il panettone? No. No. Vuoi cosa facciamo? Hai preparato la cena di Natale? Non sì, ho la... fatto un cacchio. Ma non perché? Ma stai piangendo sul serio allora, o stai allora no, mi viene da piangere veramente, Andrea, perché allora intanto buon Natale a tutti. Allora, chiudiamo questa parentesi, poi la riapriamo. Perché sto piangendo niente, perché vabbè, chi ha seguito un po' le ultime notizie saprà che c'è gente che senza fare nomi, tanto lo sapete, e insomma ci sono influencer vari, insomma ci sono, cioè, c'è tanta bella gente, bella razza, sì, che praticamente magari fanno le pubblicità per Natale, comprate questo panettone che poi devolveremo in beneficenza, poi si è scoperto che non era vero niente e quindi poi si mettono a fare i piagnoni sui vari social e risultato di questo, insomma, di questo pentimento, di questa cosa è stata che la tutina che indossava l'influencer di turno ha fatto il boom di vendite, praticamente una tutina poi insignificante. Ma io mi chiedo, scusami, io non lo so. Cioè, allora, perché è successo questo? Perché siamo un popolo di coglioni. È Natale, non possiamo dare del coglione. Allora, intanto dobbiamo scusarci, sì, ci dobbiamo scusare con i nostri radioascoltatori perché allora noi dovevamo tornare molto tempo prima, abbiamo saltato un paio di puntate. Perché le abbiamo saltate, Andrea? Glielo spieghiamo perché le abbiamo saltate. Siamo tornati adesso perché ho detto, beh, quantomeno gli auguri di Natale glieli dobbiamo fare ai nostri radioascoltatori. Allora, in realtà è successo questo. Noi stavamo proseguendo tranquillamente, ogni sabato andava il nostro Radio News Soc One, ci eravamo dati appuntamento al successivo sabato e poi per due sabati? Per due sabati. Non avete più notizie di noi. C'è un motivo, non avete più avuto notizie di noi. C'è un motivo. Il motivo è stato non è colpa nostra. Allora, vi ricordate la nostra intelligenza artificiale di cui non si aveva più notizie, ovvero Ido. Stronzo, non lo so, non ha sesso, è lo fluido. Stronzo quello stronzo. Usa la shua. Esatto. Che ci aveva abbandonato, era scappato, si era incacchiato perché c'era Frog, insomma, la nostra intelligenza artificiale scappando. Cos'è successo? Che noi avevamo quel business in Lapponia, no? Dove vendavamo granite, è successo un casino perché insomma lui amministrava un po' il tutto e quindi siamo dovuti partire per la Lapponia.
Completamente impanicati. Abbiamo dovuto risolvere un paio di cose. Si era inceppata la macchina per le granite, insomma. Comprate le granite. No, ma in Lapponia va bene, sai, in Lapponia va bene. Ma le dobbiamo esportare. Lo so. Non so se ridere o piangere. Vabbè, e quindi ci siamo assentati per questo, perché c'era un motivo assolutamente, perché noi, insomma, ci campiamo con le granite in Lapponia. D'altronde, voglio dire, non è che ci siamo... Esatto. E quindi niente, ci siamo dovuti assentare. Adesso per Natale siamo tornati. Siamo tornati un po' per, insomma, ritrovare, venire a ritrovare i nostri cari. Per chiedervi scusa e per farvi gli auguri di Buon Natale. Buon Natale. Quando siamo tornati in Italia abbiamo visto qua, insomma, che c'era tutto questo pianto del, insomma, vabbè. E niente. E quindi, niente, ma Andrea, noi per vendere, per guadagnare qualcosa, dobbiamo piangere. Sì, ma non basta piangere, bisogna metterci la faccia. Bisogna metterci la faccia. Perché la tecnica di comunicazione è faccia pianto pianto faccia, faccia sì. pianto pianto D'altronde faccia. Siamo nell'era del faccismo, no? Esatto, siamo nell'era del faccismo. Come ha detto, allora, termine coniato da un grande nostro amico. Diciamolo, che, esatto, è Francesco perché, Alamia, esatto. Insieme a Max Banchieri, esatto. Con cui facciamo Papà Pensanti. Esatto, ha coniato questo termine che io trovo assolutamente geniale. Cioè faccismo, perché, ragazzi. Faccismo, siamo. È l'era del fascismo. Ma è vero, cioè, vero. Se tu ci pensi, è perfettamente vero. Siamo tutti fascisti. Fascisti! Esatto, fascisti. Io, niente. E niente, Andrea, io ho difficoltà perché in questo periodo, allora, sono tornata l'altro giorno, tu lo sai, poi ho festeggiato il 18esimo di mia figlia, ci siamo rincontrati proprio, siamo tornati apposta proprio per il 18esimo di mia figlia, dalla Lapponia, e niente, e abbiamo detto ok, facciamo questa puntata prima di Natale e poi vedremo quando ci risentiremo. E anche per fare gli auguri, diciamo. Per fare gli auguri, eccetera, eccetera. E abbiamo, insomma, di cosa dobbiamo parlare? Perché è Natale, tutti quanti sono buoni. Sono tutti buoni. Tu hai notato più bontà in giro? Esattamente. No, a me mi sembra che la gente è ancora più stronza. Può essere che una mia sensazione. Forse sono un po' più stupidi, però vabbè. Non lo so. C'è un casino per le strade, come al solito, sono tutti però non impegnati. Va bene, noi stiamo insultando sempre le persone. Ma ci mettiamo nel mezzo anche noi. Siamo tutti impegnati. Il plurale maiestatis, no? Siamo tutti impegnati a comprare regali. Siamo tutti impegnati a. Ma vuoi una tutina grigia? La tutina grigia, no, già l'ho ordinata. No, ma io te ne prendo un'altra. Quella smunta, una tutina grigia smunta. Bellissima. E poi piangiamo in diretta, vabbè. E detto questo, niente. E poi sono tutti impegnati in questo nuovo social, no? Parliamo di questo, cioè il se ne nuovo sentiva social, la mancanza se ne sentiva se ne la mancanza ragazzi. Di un nuovo social collegato strettamente ad Instagram, si chiama Threads. In italiano legame, cioè intreccio, dove sta la novità di questo nuovo social, ok, che sta impazzando, sta nel fatto che si possono mandare i vocali, cioè si possono fare post con una i vocali. Una novità assoluta! Allora, si possono fare post con i vocali, si può commentare sotto il post con i vocali. E abbiamo già visto quale elevazione intellettuale c'è stata. Brutti! Tirata di acqua, di sciacquone, delle batter, di tutto, bello, tutto. Bello, pieno spirito natalizio. Allora, bellissimo. Fra l'altro non è neanche questa grande novità, no? Il mandare i vocali, perché c'era un altro social, c'è tuttora, che si chiama VK. Ma quelle ruots non va di moda, esatto, quelle ruots esatto. No buono è ruots, esatto, esatto. Ruots non già va si bene. Poteva insomma cosa, ma amico mio mi ha detto tu usi RKV, RVK come quindi, cazzo si chiama, non va bene ruots. E quindi siamo entrati in questo social per dare un'occhiata. Uno dei primi post è stato quello di Giorgia Meloni, la quale essendo sempre al passo con i tempi questa donna ha messo un suo primo post Threads, esatto, dicendo
appunto scrivendo, bene, da adesso potrete avere aggiornamenti anche, anche da qui. Vi dico i commenti, i vocali soprattutto, io vi consiglio, andate su Traits, solo per, insomma, per questo spettacolo di post, non tanto il post, appunto i commenti, ascoltatene qualcuno, è veramente, a parte Faccetta Nera dell'Abissinia in tutte le salse, insomma, tirate di sciacquoni, rutti e altri rumori, insomma, più o meno ariosi, e niente, che stai facendo, Andrea? No, niente, te lo giuro. Cosa stai mettendo? Stavi preparando una cosa? No, niente, stai tranquillo. No, perché mi preoccupo quando tu... No, non devi preoccuparti assolutamente. Sì. Ma diteci, come volete passare? Cosa fate per Natale? A parte mangiare. A parte dire, hai visto quello come è vestito? Esatto. Hai visto la cognata? Hai visto la suocera? Hai visto i figli? Sì. Io questa volta non lo saluto. Esatto. No, ma deve essere lui a dire, ma che regalo ha fatto? Esatto. Con tutti quei soldi che... Andrea, io non ne posso più. Di cosa? Del Natale? Del Natale, non c'entra niente, poraccio. Non ne posso più, non veramente. Però... Non ne posso più. Non fare così, tranquillo. Perché, cioè, io mi aspettavo... Allora, Natale dovremmo essere tutti più buoni, più... No? Non è così? Tradizionalmente sì, però a quanto pare c'è una controtendenza. C'è una controtendenza. Sì, nell'era del fascismo si fa questo e altro. Sì, c'è una controtendenza. Questo è il Natale piagnone. Io veramente ho difficoltà, non so se parlare, cioè fare la solita, no? Ramanzia su, siamo tutti più buoni, allora che bello, è Natale. È una cosa molto più semplice, mettiti a piangere. Dovremmo tirare sugli ascolti ancora di più, dai, piangiamo. E dai, tu entri, tutti ridono e ballano, no, tutti no, a parte quella, insomma, no, sì, vabbè, chiaro, quella influencer, e qui già ho detto che è una donna, vabbè, comunque lo sapete tutti, no, ma poi ci sono anche tanti altri influencer, perché senti, ma lo vuoi un pezzo di panettone? Sarà dietro, la colisciste, niente, ragazzi, io veramente non lo so che cosa, che niente, io direi di, senti, la rimetti la musichina del Natale un attimino, così magari entriamo più in atmosfera e cerchiamo di, no, perché veramente ho serie difficoltà io a come dire, ad entrare nello spirito natalizio quest'anno, cioè proprio sì, però noi qua il Natale rock sempre, vabbè. Questa ci abbiamo. Ma una cosa più soft, più alla Michael Bublé. No, questa ci abbiamo. Ci abbiamo questa rock. Solo questa facciamo. E niente, oggi è così, ragazzi. Oggi è... Allora, oggi è una puntata, come dire... Volevamo solo farvi gli auguri di Natale. Esatto, in attesa... Ci rivediamo il nuovo anno. Di toglierci dalle palle anche questo Natale, ma non per il Natale in sé, ragazzi, perché il Natale dovrebbe essere una festa bellissima. Il suo significato lo sappiamo tutti, la nascita di Gesù, eccetera, eccetera. E tutto ciò che circonda, che... Un augurio dobbiamo fare, dai, un augurio, sì, ragazzi, facciamo un augurio, questo sì, sì è molto, ecco, importante. L'augurio, ecco, per se favore, te leva quella io cosa... Io vi auguro di non seguire più nessun influencer. Sì. Nell'era del fascismo, come dire... Non seguiamo più queste facce, seguite le persone come noi, per esempio, ma non perché acqua al nostro mulino. Esatto, cioè, ma non perché noi abbiamo qualcosa, perché vogliamo fare gli altri influencer perché magari non oggi, però insomma, se voi vi andate a riascoltare le puntate precedenti e avrete la bontà di seguirci nelle prossime puntate, sicuramente troverete tanti spunti di riflessione. Questa puntata è un po' sui generis, ripeto, sì, perché molto così. Voi sapete che insomma io e Andrea, per chi ci conosce, per come la pensiamo e per come viviamo, sì, soprattutto non so, per come viviamo la nostra vita, questo Natale è difficile, è veramente difficile, è un attimino difficile, però, come si suol dire, no? Ho detto, ok, almeno gli auguri, le persone che ci seguono, e siete veramente tanti, io vi ringrazio ad uno, assolutamente, cioè, veramente, grazie, un applauso a tutti voi,
E niente, speriamo di non deludervi nelle nostre prossime puntate. Ripeto, oggi soltanto degli auguri, ma auguri, ecco, che sia veramente Natale. Che Andrea, sia veramente Natale per voi, che sia veramente Natale per le vostre famiglie. Cioè nascita, sì, rinascita. Esatto, che sia un Natale di, che sia una rinascita, che sia soprattutto una nascita del senso di famiglia, comunque se sia, esatto, nel senso di... Esatto. Volersi, amarsi veramente in senso familiare, ecco. A chi piace non dispiace, è così, è così. Buon Natale ragazzi, buon Natale a tutti, baci e alla prossima, mi raccomando, non facciamo come, vabbè, quella famosa frase, no, dice quando tornate a casa accarezzate i vostri figli, no, accarezzate la vostra anima, che forse è esatto, meglio, esatto, esatto, un buon bacione Natale. Radio News Soc One. Notizie più o meno vere dal mondo. Radio News Soc One.